Buon sabato, sabato 14 marzo e ben ritrovati con InfoStudio. La Calabria al lavoro per prepararsi ad un'eventuale emergenza, cioè a un aumento dei casi di contagio e di ricorso naturalmente all'ospedalizzazione in relazione all'emergenza coronavirus. Il numero dei casi, specifico una cosa, lo stiamo dicendo già da qualche giorno nel corso dei telegiornali, è difficile stare dietro ad un aggiornamento che per forza di cose è costante. Ripeto ancora una volta anche questo concetto. C'è un bollettino ufficiale che ogni giorno viene diramato alle 18 dalla Protezione Civile Nazionale, intorno alle tra le 18 e le 19, diciamo ieri sera alle 19:20 da parte della Regione Calabria. Quello è un dato ufficiale, ma è un'istantanea, perché poi naturalmente nei reparti di microbiologia degli ospedali che sono abilitati a farlo, e sono i tre hub, vale a dire Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, si effettuano poi i test di conferma e lì chiaramente il numero dei casi aumenta. Noi nel servizio parliamo di 46 casi che sono per la verità 38 ufficiali, 46 sono quelli ufficiosi, ma tra poco sentirete la Presidente della Regione Calabria, che stamattina è intervenuta alla trasmissione Omnibus su La 7, parlare di 49 casi. Ripeto, è un dato in continuo aggiornamento e dunque passibile di continue revisioni. Ora l'aspetto importante è piuttosto un altro. Anche la scorsa notte dal nord sono partiti molti giovani, soprattutto giovani, con i treni diretti al sud, perché ormai i voli sono praticamente quasi tutti stati cancellati, impossibile lo spostamento con gli aerei, il treno oppure il trasporto su gomma sono i due modi con i quali si può raggiungere le nostre regioni. È stata un'altra mini fuga, non delle proporzioni di quella della scorsa settimana, tuttavia anche questa ha generato un po' sta generando un po' di timore, sebbene, e ci torniamo tra poco insomma su questo, i controlli adesso siano molto più serrati e puntuali. E poi anche in Calabria arriva questo farmaco dal nome impossibile, il tocilizumab, per la verità è il principio attivo, è un farmaco che è distribuito per combattere l'artrite reumatoide, che era addirittura in fase di sperimentazione, prodotto dall'azienda svizzera Roche, che insomma, perlomeno questa è la versione ufficiale, lo mette a disposizione gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta, sarebbe stato distribuito, si sapeva ieri, la Regione Calabria si è messa in fila, anche i nostri ospedali, dal più grande al più piccolo, anche l'ultimo ospedale di montagna dell'entroterra avrà questo farmaco che sta dando qualche frutto, sta dando qualche risultato positivo, soprattutto sui pazienti intubati. Allora, andiamo per ordine. 38 secondo il bollettino ufficiale della regione, 46 se si considerano i dati delle singole aziende sanitarie sulla prima positività. Una crescita attesa quella dei contagiati da coronavirus in Calabria, mentre si va verso i 500 tamponi effettuati. Territorialmente i 38 casi ufficiali di positività sono così distribuiti: 7 a Catanzaro, 6 dei quali ricoverati e 1 in rianimazione, 10 a Cosenza, con 6 ricoverati, 2 in rianimazione e 2 in isolamento domiciliare, 13 a Reggio Calabria, con 6 ricoverati, 6 in isolamento e 1 guarito, 3 a Vibo Valentia e 5 a Crotone, tutti in isolamento. Per arrivare al numero di 46 positivi occorre tener conto di 5 nuovi casi a Cosenza e di 3 persone ricoverate all'ospedale pugliese di Catanzaro, 2 crotonesi e un medico di base del catanzarese. I soggetti in quarantena volontaria sono 3.668, gran parte dei quali tra le province di Reggio Calabria, 1.450, e Cosenza, 1.200. Le persone tornate in Calabria dalle zone a rischio e registratesi al sito della regione sono 5.672. La Presidente Santelli aveva detto in settimana che i calabresi rientrati erano almeno 10.000 e da Milano giunge notizia che anche ieri sera alla stazione ferroviaria si è verificata un'altra fuga in treno verso il sud, sia pure in misura ridotta rispetto a quella dello scorso fine settimana, dopo che si erano diffuse le prime notizie sul decreto che avrebbe isolato la Lombardia.
Infatti, sia il treno Milano-Palermo delle 20.10 sia il Milano-Lecce delle 20.50 erano pieni, soprattutto di studenti. Ormai l'opzione dello spostamento in aereo è quasi inesistente e dunque il treno è l'ultima spiaggia per chi vuole tornare nelle regioni meridionali. Il personale delle ferrovie ha denunciato che non esisteva alcuna garanzia delle condizioni di sicurezza in vagoni strapieni, con spazi ristretti e promiscuità obbligata. La polizia ferroviaria ha controllato che chi partiva avesse l'autocertificazione, ma non ho potuto fare altro che lasciar partire chi aveva il biglietto. È per questo che il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ha parlato di attesa di un aumento dei casi al sud a causa di comportamenti errati. Intanto anche in Calabria arriverà il tocilizumab, il farmaco per curare l'artrite reumatoide prodotto dall'azienda farmaceutica svizzera Roche, che avrebbe effetti benefici sui pazienti, poiché in alcuni casi è stato in grado di ridurre i problemi polmonari delle persone colpite. Lo ha annunciato la presidente della regione Iole Santelli, la quale ha aggiunto che il farmaco sarà disponibile in tutti gli ospedali calabresi e che sarà distribuito dalle strutture di riferimento per ciascuna provincia, vale a dire l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio per le strutture comprese nel territorio dell'ASP di Catanzaro, l'ospedale metropolitano di Reggio Calabria per l'intera provincia di Reggio, l'azienda sanitaria di Cosenza per il territorio cosentino, l'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini per le province di Crotone e Vibo Valentia. Allora, nella tarda mattinata la Regione, cioè il Dipartimento Tutela della Salute, ha preso una decisione comunicata dal dirigente generale Antonio Belcastro. La decisione è quella di trasferire i pazienti che sono in condizioni di essere trasferiti, ovvero quelli che hanno bisogno di assistenza di primo livello, cioè ancora sono sintomatici ma non in condizioni gravi, che provengono dalle province di Crotone e Vibo Valentia, negli ospedali di Crotone e Vibo Valentia. Questo per diminuire la pressione sugli hub, e in particolare, dato che parliamo di Crotone e Vibo, sull'ospedale pugliese di Catanzaro, che è l'hub di riferimento regionale, lo ricordo. Questi pazienti infatti non hanno bisogno di assistenza per la gravità, per lo stato, diciamo, della loro condizione, e quindi possono essere trattati negli ospedali di Crotone e Vibo, che hanno avuto posti letto in più per i reparti infettivi, Crotone 20, e quindi saranno trasferiti in giornata. Questo, ripeto, sia per diminuire la pressione sugli hub, sia ancora perché si evitano trasferimenti che sono inutili e che possono anche impegnare risorse, perché in questo caso sono quelli del servizio 118 ad occuparsene. Abbiamo parlato dei rientri dal nord e nelle scorse ore ci sono stati nuovi arrivi dalle regioni settentrionali. Questa mattina la Presidente della Regione Santelli, sul proprio profilo Facebook, ha scritto, fra l'altro, ecco questo è il messaggio, ha raccomandato a coloro che hanno fatto ritorno di rispettare il periodo di quarantena, di comunicare immediatamente la propria presenza, e poi ha tranquillizzato i calabresi. Ho sentito il prefetto, vedete terzo rigo, ho sentito il prefetto di Catanzaro che mi ha rassicurato sulla rete dei controlli che saranno capillari ai fini della prevenzione del contagio, controlli che ovviamente avvengono nelle stazioni ferroviarie e nelle autostazioni, proprio per fare in modo di censire le persone che arrivano dal nord ed eventualmente subito indirizzare verso una quarantena, che a quel punto è obbligata, quelli che provengono in particolare dalle zone a rischio epidemiologico. Stamattina la Santelli ha anche parlato ad Omnibus, la trasmissione della 7, e ha sottolineato di aver notato un cambiamento di abitudini nei calabresi dopo l'ultimo decreto da parte del governo. Ha sottolineato anche il fatto, appunto, che bisogna attrezzarsi per non farsi trovare impreparati di fronte ad una eventuale emergenza. Ha anche detto che non sempre tra governo e regioni l'interlocuzione in questi giorni è stata tranquilla, ma il periodo è quello che è, ma aiuta tutti, ha aggiunto, a sentirsi meno soli. È importante che ci sia questo confronto, questa possibilità di raccontare i nostri problemi. L'Italia, ha aggiunto la Santelli, deve camminare, ma con le dovute precauzioni. Tra le precauzioni ha citato quella di non tutelare, diciamo, i presidi occupazionali e di non perdere posti di lavoro. Sentiamo alcuni dei passaggi che ci sono parsi più significativi di questo intervento.
Qual è la situazione intanto in Calabria in questo momento? Perché lei ha lanciato più volte l'allarme. Qui fortunatamente i casi sono relativamente limitati, ma se dovesse esplodere la curva del contagio, le nostre strutture sanitarie non sono in grado di reggere botta. Sì, rimango ovviamente molto preoccupata. La situazione qual è? Innanzitutto, devo dire all'esterno, sembra che i calabresi abbiano capito la gravità della situazione. Le città sono semivuote, la gente mi sembra che abbia recepito la necessità di avere precauzioni, di rimanere a casa, gira con le mascherine, quindi questo mi è di grande conforto. E poi stiamo predisponendo la rete di emergenza, quindi stiamo predisponendo gli ospedali. Abbiamo un problema serio, ma c'è l'Alto Italia, mancano purtroppo i presidi. Cioè mascherine e tutto il resto, questo? Esatto, mancano assolutamente, sa che insomma noi come regioni non possiamo acquistarli, lo fa tutto lo Stato e lo Stato sta avendo anche difficoltà a recuperarli, quindi aspettiamo che riesca il governo a mandarceli. Il problema più serio è derivato dal, come ho già detto, dai ritorni che ci sono stati. Noi conteggiamo oltre 15.000 ritorni dalle zone della Lombardia, circa 5.000 dalla zona rossa, che sono avvenuti sabato sera dopo il decreto. Ancora arrivano, quelli sa c'è incubazione, quindi mi auguro che rimangano tutti a casa, come sta accadendo, e si sta lavorando in prevenzione. Non sappiamo se ci sarà un botto nel momento in cui sarà terminato il tempo di incubazione. Io al momento ho 100 posti in tutto di terapia intensiva e non ho subintensiva. I 100 posti di 101 di terapia intensiva stiamo cercando di liberarli, ma con grande difficoltà. Quindi per me in questo momento la preoccupazione è avere un numero, diciamo, base per darci un minimo di tranquillità se dovesse scoppiare un'emergenza. Poi siamo tutti pronti alla collaborazione, ma è una situazione estremamente complessa. Stiamo lavorando noi come regione, i dipartimenti, le aziende ospedaliere e sanitarie stanno lavorando per un piano di emergenza, ovviamente graduale, ma che ci possa consentire di non trovarci impreparati di fronte a un possibile sviluppo. Da due giorni, per la prima volta è avvenuto giovedì sera, il capo della Protezione Civile e commissario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, sta sottolineando una cosa, sta invitando gli italiani a donare sangue, perché il flusso di sacche è diminuito, mentre ovviamente non solo per il coronavirus, anzi soprattutto per altri tipi di patologie che sono arcinote, per gli interventi chirurgici, per i malati oncologici, per i malati che hanno bisogno di particolari terapie, senza parlare proprio degli emotrasfusi e dei pazienti in dialisi, c'è bisogno appunto di sangue. Il flusso naturalmente è diminuito anche perché in questo momento gli italiani sono per la più parte a casa proprio per l'imposizione appunto del decreto del governo. In Calabria la situazione non è, diciamo, nella media, è leggermente migliore, una volta tanto ci distinguiamo. Questo perché a gennaio ed a febbraio il numero di sacche è stato anche superiore a quello degli ultimi anni. Tuttavia per marzo si teme una flessione, anche perché chiaramente molti potenziali donatori in questo momento sono saggiamente preferiscono restare a casa. Tuttavia il presidente dell'Avis Calabria Chiriano fa anch'egli un appello perché chi può e chi lo fa abitualmente vada a donare, anche perché la donazione, sottolinea Chiriano, è fatta in assoluta sicurezza, con la garanzia dunque dei livelli appunto di assistenza anche e soprattutto in questo momento. E chiaramente poi non c'è alcuna correlazione, nessuna evidenza scientifica che la trasmissibilità del virus avvenga anche attraverso il sangue per via emodinamica, insomma non almeno questo ce lo siamo risparmiati. Ecco appunto le parole di Chiriano che invita i calabresi a donare.
Siamo nella sede dell'AVIS regionale Calabria, una settimana che si presenta problematica sicuramente, ma il messaggio, siamo qui per dare un messaggio di fiducia ai nostri donatori, ai donatori di sangue che devono continuare ad andare e venire a donare il sangue nelle nostre sedi. Nel 2019 abbiamo assicurato l'autosufficienza a tutti i nostri ospedali. Gennaio era cominciato molto bene con un incremento delle donazioni. Abbiamo una lieve flessione nel mese di febbraio e ai principi di marzo rispetto all'anno scorso e questo non ci deve, la paura del virus, la paura che non si possa donare il sangue, non ci deve fermare per compiere il nostro dovere. Il nostro sistema sangue è efficiente, è sicuro ed è affidato a professionisti della medicina, medici e infermieri, nonché a personale volontario appositamente addestrato e formato. Lavoriamo come CIVIS, cioè con la Frates, Fidas, la Croce Rossa Italiana e il Dipartimento della Salute della Regione Calabria, il Centro Regionale Sangue, in perfetta sintonia. Abbiamo alle spalle il Centro Nazionale Sangue che ci aggiorna continuamente sulle novità che noi dobbiamo applicare sul territorio e i nostri volontari sono fermati per fare questo. Pertanto non ci deve essere paura per donare il sangue. Le nostre articolazioni, i nostri punti di raccolta sono sicuri. Bisogna solo applicare le norme che i volontari vi comunicano al momento in cui vi chiamano per andare a fare la donazione. Fermare le donazioni adesso in Calabria rappresenterebbe una sciagura che si potrebbe aggiungere alla sciagura di una diffusione del virus. Ecco perché riteniamo importante che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità e chi è sano, dopo essere debitamente formato e informato, vada a compiere il proprio lavoro. Non ci possiamo fermare, non vi dovete fermare. Sappiamo bene che da qualche giorno, da una settimana, la mobilità in Italia è fortemente condizionata, gli spostamenti sono limitati se non dovuti a necessità ed urgenze, a motivi seri, motivi impellenti. Tuttavia c'è qualcosa che non si può fermare, e questo sono, tanto è vero che poi i negozi che rimarranno sempre aperti sono quelli che vendono generi alimentari e farmacie, poi ci sono altre tipologie di negozi, ma su questi subito si è chiarito che non avrebbero avuto nessuna conseguenza, non sarebbero mai rimasti chiusi. E si continua a fare appello alla gente perché non corra ad accaparrare cibo o bevande perché i rifornimenti saranno costanti. Per questo, anche per questo e soprattutto per questo, sono aperti tutti i porti. Forse potrebbe sembrare scontato, non lo è affatto, e ne abbiamo parlato, Francesca Traverso l'ha fatto, con il commissario straordinario dell'autorità portuale di Gioia Tauro, l'ammiraglio Andrea Agostinelli, il quale ha appunto ribadito che non ci sono chiusure, che non ci sono porti chiusi e che tuttavia le restrizioni naturalmente riguardano anche il trasporto marittimo. Al telefono con noi è il commissario straordinario dell'autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria, Andrea Agostinelli. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Senta, partiamo col tracciare un quadro generale della maniera in cui sta operando l'autorità portuale in questi tempi d'emergenza. Beh, è inutile nascondere che sia un momento delicato, ma oggi più che mai il settore portuale è un settore strategico per assicurare il rifornimento delle merci, quindi i porti sono aperti, i porti calabresi sono aperti, sono operativi, pur con le difficoltà a cui lei accennava. Noi abbiamo provveduto a inviare una lettera che è una linea guida per questi casi ai terminalisti calabresi e a tutte le imprese portuali, fra cui anche quelle di Crotone e di Corigliano, oltre che di Gioia Tauro, obbligando queste aziende, questi terminalisti, queste imprese a fornire all'autorità portuale e all'autorità sanitaria competente un protocollo conforme a quello che erano prima le mie raccomandazioni, poi il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che assicura
l'esecuzione di queste attività a determinate condizioni. Fermo restando che, come dice lei, è indispensabile tenere aperti i porti, come si fa a garantire la sicurezza? Si tratta di adottare delle misure drastiche, anche a costo di rimettere sulla produttività del porto. Lei sa che sulla produttività noi lottiamo tutti i giorni, ma di fronte a simili frangenti rinunciamo alla produttività per continuare un'attività adottando criteri di lavoro, organizzazioni di lavoro che possono garantire al massimo la salute del lavoratore portuale. Quindi evitare ogni forma di assembramento all'ingresso o all'uscita dei terminal e dei varchi portuali, eliminare ogni spazio collettivo, mi riferisco alle mense, mi riferisco agli spogliatoi, mi riferisco agli impianti di distribuzione delle bevande. Un'altra cosa molto molto importante che abbiamo imposto agli operatori è quello di sanificare i mezzi collettivi di trasporto, sanificare le gru, sanificare i mezzi meccanici su cui salgono gli operatori, e questo farlo periodicamente, munire i lavoratori portuali di dispositivi di protezione individuale, le famose mascherine, dottoressa, a ogni cambio turno, e cambiarle e raccoglierle in appositi contenitori, eccetera eccetera. Cioè, ci sono delle misure che noi di cui pretendiamo rigorosamente l'osservanza, e abbiamo riscontro che gli operatori le perseguono esattamente e costantemente per garantire per quanto possibile il lavoro portuale. Mi consenta anche una criticità, perché non bisogna nasconderci dietro a un dito, le mascherine mancano, abbiamo fatto plurimi solleciti anche alle prefetture per essere dotati di questi dispositivi, perché credo che possano servire nei prossimi giorni. Le scorte vanno a esaurimento e quindi avremo bisogno assolutamente di questi dispositivi. Certamente sappiamo di venire in seconda fila rispetto ai presidi sanitari, agli ospedali, ai pronti soccorsi. È chiaro questo, però anche noi avremo bisogno di questi dispositivi. Una delle cose che si temono, oltre naturalmente al contagio, è la possibile ricaduta che queste indispensabili restrizioni potranno avere sull'economia nazionale e sull'economia calabrese in particolare. È inutile nascondere che per quanto riguarda il settore crocieristico la crisi è evidentemente più grave. Sappiamo che ci sono delle cancellazioni negli accosti già pianificati nel mese di aprile, credo, nel porto di Crotone, e per quello c'erano regolamentazioni diverse per evitare diciamo così, lo sbarco in libertà del crocierista. Questo determina una situazione di crisi, per cui le società di armamento e le agenzie che si occupano di queste crociere hanno annullato alcune crociere, alcune toccate nel porto di Crotone, e oserei dire che anche in campo nazionale la crocieristica sta vivendo un momento difficilissimo. Sicuramente noi, la nostra intenzione, la nostra speranza, la nostra volontà è tutta puntata sul tenere i porti aperti. Capisco che sia un discorso difficile, fare previsioni mi è impossibile in questo momento. Il nostro intendimento è quello di mantenere il porto aperto per profili occupazionali, e ripeto, perché i porti oggi sono un volano indispensabile per il rifornimento delle merci al paese. Ed è arrivato il momento di Io scelgo Calabria.
chiudere il nostro percorso infine un'insolita offerta votiva che si lega al mare, una barchetta nuragica di provenienza sarda che apre la strada ad interessanti suggestioni capaci di attraversare i secoli. Tra i vari oggetti ritrovati in questo edificio spicca la barchetta nuragica. Si tratta di una navicella in bronzo di piccole dimensioni che sicuramente proviene dalla Sardegna, perché questo tipo di oggetti era prodotto dalla cultura nuragica, appunto. È singolare perché riproduce in miniatura un'imbarcazione, ma ci sono tante curiosità che la riguardano. Prima di tutte la funzione che l'oggetto aveva. Osservandola bene mancano alcuni pezzi, manca uno stelo, l'albero diciamo maestro è stato rotto intenzionalmente in antico proprio perché l'oggetto non doveva essere più rimosso da quel santuario, quindi una rottura, una distruzione simbolica, proprio rituale, come anche il totem che doveva stare sulla prua, una grande testa di bue che è tipica di questi oggetti, anch'essa è stata ritualmente distrutta prima di deporre l'oggetto all'interno dell'edificio. E poi la funzione, questo in realtà non è un modellino, non è un giocattolo, si trattava di una lucerna e quindi simbolicamente un oggetto che deve dare luce, come la divinità che deve illuminare il cammino. E deve illuminarlo soprattutto nel caso di un viaggio per mare. È simbolica anche il suo riferimento, casualmente il richiamo ad un senso del sacro, voglio dire, che è presente nel santuario di Capocolonna, che con continuità si è mantenuto dal culto praticato nel santuario della Lacinia e poi trasmigrato nel culto che attualmente si svolge nella cappella dedicata alla Vergine Santissima di Capocolonna, e quindi c'è una continuità, si tratta sempre di un sacro che passa attraverso il femminile e in entrambi i casi si tratta di una donna divina che deve proteggere e accompagnare dando luce al cammino degli uomini. Questa edizione del telegiornale termina qui. Per restare aggiornati, ricordate sui tablet, sugli smartphone, qualunque dispositivo, tgcal24.it, e grazie per averci seguito.